Brescia, Ortigia, Quinto e Bogliasco. Saranno queste squadre a scandire il finale della regular season di Serie 1 della Noto Catania, che dovrà tenere viva la speranza salvezza, passando dalle forche caudine dei playout. Una coda di campionato che comincerà stasera con l'impari scontro con i Lombardi alla Scuderi, ma che vedrà nelle successive tre sfide altrettante chance per gli etnei di allungare sull'ultima posizione, che vale la retrocessione diretta in A2, occupata attualmente dal Bogliasco, e accorciare sulle rivali che precedono Caciara e compagni in classifica. Ad analizzare questo momento della stagione etnea è il tecnico della Noto Catania, Peppe Dato. Rispetto alla partita, di affrontarla con l'impegno che merita, diciamo, un'occasione del genere, ripeto, perché giocare col Brescia fino a pochi anni fa per noi era un sogno. E poi chiaramente dobbiamo tenere in considerazione che veniamo da settimane di inattività, dove abbiamo lavorato molto, non in previsione evidentemente di questo match, per cui è probabile che non saremo al 100%, ma è l'occasione ideale, diciamo, per riprendere diciamo, dopo una lunga, fin troppo lunga sosta. Ma è quello intanto di evitare che l'ultimo posto occupato adesso dal Bogliasco si avvicini, per cui tenerlo a debita distanza e fare in modo che i play-out siano col maggior numero di squadre possibile. Ad eccezione per l'impegno col Brescia, dobbiamo pensare che le partite di Siracusa, Quinto in casa e Bogliasco saranno decisive in questa direzione. Completo nel quadro dei recuperi infrasettimanali della 23ª giornata, Bogliasco Sport Management e Prorecco Savona.